sia importante appunto la differenza dei vari attori all'interno della comunità energetica, è proprio per colmare quel gap che quando un'attività non consuma, magari consuma l'altra, si in pareggio con il consumo. Chiamo sul palco e passo la parola a Bani, che è presidente di ARSE, che è l'associazione riscaldamento senza emissioni. Grazie. Riscaldamento senza emissioni, voi dite, abbiamo parlato di comunità energetiche, riscaldamento ci scaldiamo bruciando un combustibile fossile, quindi sembra che apparentemente con la comunità energetica ci azzecchi poco. In realtà ci azzecca, e proverò a spiegarvelo. Quindi diciamo dall'intervento precedente o dagli interventi precedenti penso sia emerso abbastanza chiaramente che creare una comunità, quindi avere una produzione di energia da fonte rinnovabile da una parte e mettere come consumatori i propri consumi elettrici dall'altra, consente di ridurre la propria bolletta. Ecco, quindi quanto più sono elevati i consumi elettrici rispetto a quella produzione rinnovabile, quanto più i benefici di chi fa parte della comunità sono presenti. Oggi noi pensiamo, e qui arrivo al tema del riscaldamento senza emissioni, pensiamo che per scaldarci dobbiamo bruciare un combustibile fossile, purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi è così, è quello che stiamo facendo. È quello che ricordava all'inizio il sindaco, no? Diciamo l'energia è potere, e noi oggi siamo stati un po' messi a nudo questa crisi energetica e anche questo conflitto che in qualche modo ha inasprito la crisi energetica, ci dimostra come sull'uso del riscaldamento, quindi sul termico, dipendiamo da paesi terzi. Noi importiamo il 97% del nostro fabbisogno energetico, 70 miliardi di metri cubi, ne produciamo 3, probabilmente riusciremo a produrne qualcuno di più, ma insomma diciamo, tutto il grosso lo compriamo, e non è che se non compriamo dalla Russia e compriamo da un altro paese, gli altri sono geopoliticamente più stabili, no? Parliamo di Libia, Algeria, Kazakistan, quindi paesi comunque a rischio elevato. Quindi la strada per cercare di avere quel potere in mano è, io la chiamo l'autonomia energetica, e come si fa? Appunto proprio cercando sul fronte della produzione di produrre il massimo dell'energia che possiamo dalle fonti che oggi abbiamo e che fortunatamente non costano gli impianti per produrla, ma sole, vento e acqua, no? E il nostro paese ne ha abbastanza, in particolare di sole, abbiamo un potenziale di fotovoltaico enorme. Però dall'altra parte dobbiamo anche lavorare cercando di spostare i nostri consumi termici, e quindi tutto ciò che bruciamo, sull'elettrico. E nel riscaldamento noi pensiamo che non sia possibile, in realtà oggi lo è per tutte le nuove costruzioni o per le abitazioni o anche le imprese dove vengono fatti interventi di ristrutturazione importante, perché la tecnologia è una tecnologia che esiste dalla fine dell'Ottocento, si chiama pompa di calore. Tutti noi ne abbiamo in casa una, che è il nostro frigorifero, fa lo stesso mestiere, prende il calore da una sorgente a bassa temperatura e lo porta a una temperatura più elevata. Peccato che le pompe di calore tradizionali, o comunque diciamo nella nostra conoscenza delle pompe di calore, possiamo farlo solo quando ci sono impianti a pavimento, quindi i cosiddetti pannelli radianti, quando lavoriamo a bassa temperatura. E questo fino ad oggi è stato un limite all'applicazione e anche alla conoscenza di questa tecnologia. Bene, la tecnologia è evoluta, quindi il messaggio che l'associazione sta cercando di portare, peraltro avrete visto che le pubblicità in questo periodo, sia sulla radio che in televisione, non parlano più di caldaie, ma sono di pompe di calore, noi vari costruttori, perché questa tecnologia è evoluta e finalmente le pompe di calore sono in grado di produrre calore anche a temperature molto elevate, molto compatibili con i tradizionali radiatori, o addirittura, non so se ci sono delle imprese anche in sala, compatibili anche con usi di processo industriale che arrivano magari a aver bisogno di 70, 80, 85, 90 gradi, quindi fino a poco meno dei 100 gradi centigradi. Quindi tutte le abitazioni oggi possono pensare di sostituire la caldaia mettendo una pompa di calore, e possono farlo senza dover distruggere, insomma, fare degli interventi invasivi all'interno delle singole unità abitative, mantenendo i loro radiatori a livello di abitazione, a livello di condominio o a livello di terziario, quindi di una fabbrica, di uffici, per la loro climatizzazione invernale, proprio grazie a come è evoluta questa tecnologia. Quindi il primo vantaggio è sposto dall'uso del combustibile fossile, uso elettricità, se questa elettricità la metto dentro la comunità
mi prendo quei benefici. Ma non solo, anche se io non riuscissi a metterla dentro la comunità, la pompa di calore è molto ma molto più efficiente di una caldaia, è 5 volte più efficiente. Quindi se, chiedo scusa a chi ogni tanto viene con me diciamo, a fare questo tipo di interventi, l'ha già sentita un po' di volte, ma se io devo mettere in questa stanza 100 unità di calore, ne devo bruciare oggi 110-120 di combustibile fossile. Bene, per mettere le stesse 100 unità di calore in questa stanza, con questi oggetti qui, gli aerotermi, c'è bisogno di temperature abbastanza elevate, la pompa di calore ne ha bisogno di 20-25 di energia elettrica. Costa di più, no? Lo dicevamo prima, non mi ricordo chi lo diceva, aumentata l'assessore, e costa il doppio rispetto al gas, perché l'energia elettrica oggi in Italia, quella diciamo incrementale, la facciamo ancora col gas, con le centrali a ciclo combinato. Anche se costa il doppio, quelle 20-25 unità diventano 40, 50, esagero, 60 unità confrontate alle 100, 110, 120. Quindi capite che il beneficio economico, senza ancora essere entrati nella comunità, è dimezzare la nostra bolletta. L'altro beneficio ambientale, perché là dove io mi scaldo non produco più CO2 emesso in atmosfera, quindi posso pensare a abitazioni, quartieri, intere comunità che si scaldano e magari si muovono anche pensando alla mobilità che si sta spostando verso l'elettrica a emissioni zero. Anche a livello di sistema paese, a livello comunitario magari ci interessa poco, ma bisogna pensare anche a quello. Io ho spento 110 unità di calore e ne ho accese, dove la centrale produce, 50-60 unità di gas. Quindi ho dimezzato anche il consumo di gas a livello di paese. Quindi l'elettrificazione dei consumi termici porta una serie enorme di benefici economico, ambientale a livello locale e diciamo, ci affranca un po' da quella diciamo, situazione di dipendenza da paesi terzi che oggi purtroppo ci vede costretti a subire gli incrementi elevati delle nostre bollette. La pompa di calore per funzionare bene, non voglio entrare nel tecnico ma spendo un'ultima parola introducendo un tema che magari verrà ripreso dopo, che è quello che noi chiamiamo diciamo noi tecnici il teleriscaldamento freddo, prende, per funzionare deve prendere il calore da una sorgente a bassa temperatura. Ora quando nelle zone climatiche tipo questa fa freddo, se io la prendo a 0 gradi, a meno 5 per portarla a 80, ovviamente devo pompare tanto, quindi consuma di più. Però si può utilizzare il calore che sta nel sottosuolo, la cosiddetta geotermia a bassa entalpia. Voi so che conoscete la geotermia, perché insomma su questo territorio c'è anche quella per la produzione, cioè state ragionando anche su quella per la produzione di energia elettrica. Però prendere calore, acqua di falda, oppure calore dal terreno a 10-12 gradi stabilmente tutto l'anno, consente di alimentare queste macchine in maniera ancora più efficiente e quindi con ancora più grandi benefici. Se poi possiamo pensare di portare un tubo di acqua fredda in giro per le abitazioni, ecco, anche l'intervento di installazione è molto più semplice, non devo farlo all'interno della mia abitazione, ma mi devo collegare a questa diciamo rete di acqua fredda, quindi invece di avere un teleriscaldamento caldo non posso avere freddo. Quindi l'invito ovviamente per le comunità è pensare di sviluppare la comunità energetica, pensare di produrre in loco il fabbisogno di energia elettrica necessaria, ma pensate anche dove è possibile, e vi assicuro che oggi è possibile praticamente dappertutto, spostare i vostri consumi termici verso l'elettrico, perché solo così potremo renderci veramente autonomi. Grazie.